Benvenuti alla nuova puntata di Sport News. Apriamo la puntata parlando del Subbuteo Club Ascoli e della presentazione della formazione per il campionato di Serie A 2014-2015. Apriamo la puntata vedendo alcune immagini. È stata presentata ad Ascoli Piceno presso il Palazzo dei Capitani la formazione della Subbuteo Club Ascoli, che quest'anno, per la seconda volta nella sua storia, disputa il campionato nazionale di Serie A, conquistato al termine della passata stagione con la promozione diretta. Il Subbuteo Club Ascoli, per scelta, ha deciso di confermare in blocco il gruppo storico, legato da profonda amicizia e da uno spirito di squadra che è la migliore caratteristica dell'associazione. La rosa della prima squadra sarà composta da 9 elementi: Luca Ciabattoni, presidente Giancarlo Silvestri, Augusto Vagnoni, Andrea Catalani, Stefano Flamini, Carlo Melia, Antonello Pizzolato, Massimiliano Schiavone, Giuseppe Silvestri, capitano EDS. La serie è composta da 12 squadre delle principali città del paese, di cui almeno 7 sulla carta molto accreditate. Le altre 5 dovranno giocarsi la permanenza in Serie A, considerando che le retrocessioni saranno 3 e quindi solo 2 i posti utili. Ovviamente il campionato non è il solo obiettivo stagionale. Far bene nei tornei del circuito FISCT e nella Coppa Italia sono gli altri traguardi. Proseguiamo la puntata ascoltando l'intervento dell'assessore allo sport Massimiliano Brugni. Sono praticamente esaustivo, mancano tutti i punti importanti focali di questa conferenza stampa. Io tengo a sottolineare che i ringraziamenti sono da parte dell'amministrazione comunale a tutti voi, perché sinceramente al di là del lato agonistico sono un esempio sotto il profilo proprio gestionale di come si porta avanti un'associazione sportiva dilettantistica in questo periodo di crisi. Avete raggiunto questo importante obiettivo proprio perché vi siete messi in maniera molto responsabile a lavorare per ottenere l'obiettivo, ma anche per poter contenere i costi, per poter portare avanti anche una squadra che, diciamo, è detto il nucleo storico, tanti ascolani, quindi cerchiamo anche di portare in questo campionato importante avanti la scolarità. Allora, punto di riferimento importante: questa è, se non erro, l'unica associazione sportiva di Ascoli che milita in un campionato di Serie A. Penso di sì. In questa stanza, qualche giorno addietro, l'Ascoli Picchio ha presentato le sue nuove maglie, che guarda caso sono simili anche a queste del Subbuteo Club Ascoli. Però mi diceva giustamente che voi l'avevate fatte prima, depurazione certo, tutto il resto, ma... però l'auspicio buono per l'Ascoli Picchio è magari di poter arrivare in Serie A con il Subbuteo, e l'auspicio per il nostro Subbuteo è di poter trovare tanto entusiasmo così come ce n'è attorno all'Ascoli Picchio. Quindi è questo il discorso importante. Per gli amici giornalisti tengo a sottolineare il fatto che per qualcuno che non conosce il mondo potrebbe sembrare: ma che cos'è il Subbuteo? C'è un giro veramente importante a livello nazionale e internazionale. In questi 5 anni, in cui ho avuto l'onore di essere assessore allo sport, abbiamo organizzato manifestazioni molto partecipate, tante persone sono arrivate nella nostra città e l'hanno conosciuta grazie al Subbuteo, e quindi devo ringraziarli anche perché grazie al Subbuteo Ascoli viene conosciuta. Come si diceva, il campionato di Serie A è composto da 12 squadre, tutte di grandi città, e quindi poter leggere anche il nome della nostra città cercherà di fare un campionato degno, ci difenderemo insomma con i denti a denti stretti per cercare di mantenere questa Serie A. Dico che insomma è un onore poter fare questo campionato. Poi il Subbuteo è uno sport che, diciamo, è a portata di tutti. Il fatto che venga anche, è stata creata una squadra filiale, è importante perché si possono far crescere nuovi ragazzi, nuove figure, che al di là del nucleo storico, quanti anni è questo nucleo storico? Ormai che c'è l'associazione attualmente sono 10 anni, ma noi praticamente giocavamo da quando avevamo 5 anni. La lungimiranza è anche quella di voler creare nuovi ragazzi,
e magari noi cercheremo anche di portare questa disciplina all'interno delle scuole, perché il subbuteo è tranquillamente... Concludiamo ascoltando il giocatore di punta della Subbuteo Club Ascoli, campione del mondo in Germania nel 2006, Massimiliano Schiavone. Beh, oggi per me è una giornata particolarmente importante, qua si sta praticamente ad iniziare una nuova stagione, la mia quarta stagione. 4 anni fa sono stato praticamente coinvolto in questo progetto Ascoli, dovevo rimanere un anno, poi ho trovato un gruppo di amici, più che amici ormai, diciamo che li considero dei fratelli, e quest'anno ho firmato, penso, a vita per questa squadra, perché credo in questo progetto. E questa Serie A che ci aspetta sarà sicuramente durissima, però confido nella capacità tecnica e nell'amore di questa squadra, per l'amore per questa squadra, e quindi speriamo di fare un buon campionato. Sport News termina qui, vi do appuntamento alla prossima puntata.